Ehi gruppo, un buongiorno da Bucarest, anzi Ciao. una buona domenica con dottor Palmas, dottor Vasile, che ormai sei un'istituzione qua a Bucarest, sta diventando famoso, un sacco di pazienti che stanno venendo, ma tu avevi tanti pazienti qua in Romania. Ne avevi? Con essere stilissimo attento l'avrai di più. Comunque, lui è uno di quei colleghi che lavora qua a Bucarest, assieme a tutti gli altri che veniamo da Chisinau, perché la Sì, domanda è sempre: ma siete siamo gli stessi? arrivati la stessa squadra, come Siamo dici. gli stessi, siamo sempre noi. E, quanti pazienti abbiamo? Circa 6-7 pazienti già oggi in Sì, clinica, oggi abbiamo perché? finito già un intervento, adesso si prepara la sala per il Per il secondo secondo. intervento, dai che vi facciamo vedere la clinica perché sono sicuro che siete curiosi. Vediamo se la camera qua è buona. Pulisco anche la camera così si vede meglio. E qua, questa è la clinica. Comunque abbiamo anche il dottor Fania qua. Buongiorno, Quanti chi è interventi qui? ha già fatto questi giorni? Questi giorni sono tanti, non mi ricordo. Minimum 10. La domenica, Ma devi stare domenica a casa lavoriamo? però, non devi Sì, lavorare la sì. domenica. Dopo 35, anche lunedì siamo a casa. Dopo i 35 Sì, anni, quanti anni hai intendo. adesso? Ora, E 36. perché sei Perché qui domenica? mi piace Ma vedi, sei un lavorare. esempio brutto per noi, vedi? Non è vero. Comunque, vi faccio vedere la clinica che ancora non l'avete vista e abbiamo qua la sala Bene, chirurgica. adesso ti facciamo Abbiamo la sentire. sala chirurgica. Abbiamo la sala protesica, belle persone ci sono qua. Già è pronto tutto per impronta. E qua abbiamo per esempio lo studio di Vasile, dove Sì. Vasile sta per fare, ora devi fare un'impronta sugli impianti che ha inserito il dottor Fania, giusto? Sì. Cosa si utilizza per fare queste impronte? Materiale per impronta, putty, un materiale nel silicone. Ok. Facci vedere come funziona più o meno, metti un paio di guanti e facci un Sì. test. Perché così capite anche in cosa consiste questa impronta. Ci sono qua dei cucchiai, potremmo definirli così, dei cucchiai Forte impronta, porta con impronte. cucchiai si mangia minestra. E lo yogurt. Questi invece servono per mettere il silicone, Sì, praticamente, il sì, sì. materiale da Ti silicone. faccio vedere adesso Poi ci perché. sono questi pezzetti metallici qua, altro non sono che dei pezzetti di metallo che vanno avvitati sull'impianto e che poi rimarranno Sì. incastonati dentro al Sì, silicone. è un negativo della bocca, diciamo Un che negativo, è sì. la È parola giusta, sì. E un negativo della bocca, questi si avvitano nei abutmenti, questi gli abutment si non si chiamano T. capisce, che sono gli abutment? Gli abutmenti Sono le sono connessioni tra tra l'impianto impianto e la protesi. e questo E i lavoro. denti. Io dico sempre di non usare buzzword che sono quelle parole che non si capisce, ovvero che Ho le capito. persone medie non capiscono cos'è. Tu sì, sei dentista e sai cos'è un abutment, ma un paziente. Faccio vedere adesso con transfer fa la ligatura tra impianti e questo lavoro, quelli Ok, transfer. quindi quelli lì servono per dire al laboratorio Sì. tecnico dove posizionare queste connessioni, Sì, dove sono posizionati gli praticamente. impianti in bocca. Perché i denti dove vanno? Centrali nel viso. Sì. Però gli impianti non corrispondono coi denti. Quindi quello che succede è che gli impianti si mettono dove c'è l'osso, ma una volta che tu hai messo gli impianti dove c'è l'osso, vedi che i denti stanno in tutt'altra posizione, no? E la cosa è corretta perché non puoi mettere gli impianti dove l'osso non c'è. Una volta che Questa è il chirurgo materiale ha per messo impronta. l'impronta, una volta che il chirurgo ha messo gli impianti nell'osso, a questo punto, dottor Vasile, che deve fare? Deve rilevare dove stanno gli Sì, impianti. E sì. E le do ai nostri colleghi del laboratorio e loro realizza. fanno i denti. Allora, cosa hai Impronta, fatto? ok, abbiamo preso un putty, ok, Un materiale, un silicone. silicone. Che è fatto di due componenti, un Sì. attivatore e una Sì, base. un attivatore e una base, loro si fanno, si Si omogenizzano. omogenizzano bene quando Pensa c'è quanto l'hai un. migliorato l'italiano in questi anni. Sì. Veramente tanto, parli veramente bene. Deve essere omogenizzato bene perché dopo non si indurisce, diciamo così, per Oppure si capire. indurisce meno Sì, in sì, alcune zone. sì. Io ce l'ho 40 secondi per omogenizzare questa. Ok, lo omogenizzo bene.
Bene, bene, bene. Mi guardo adesso, deve essere un colore. Guardi, è un colore. Un unico colore deve essere. Dopodiché lo vai a mettere nel cucchiaio. Sì, diciamo. Ora va bene, ha messo pochino, però il cucchiaio dovrebbe essere pieno. E quello si mette praticamente sopra l'arcata. E adesso questa è per prendere anche la gengiva. E questa è più liquido, che prende la mucosa media. Ok. Okay. E ora andiamo lì e prendiamo l'impronta, per esempio, di questa arcata. Sì, di questa arcata si fa così. Il giallo serve a prendere i punti, diciamo... La gengiva, sì, i punti più, come dire, più precisi. Poi tieni conto, e questa è giusto un'idea per farvi vedere come funziona l'impronta in silicone, ma in questo caso, che noi non abbiamo ancora i denti, ci saranno dentro al silicone questi transfer, si chiamano, servono a trasferire l'impronta dell'impianto. Niente di più semplice. E adesso dobbiamo aspettare... Un giorno? No, 5-6 minuti, perché questo... Così è scritto nel prospetto che 6 minuti si indurisce di indurimento. Sì, si indurisce. Ci sono pazienti a cui non sei mai riuscito a levare l'impronta dalla bocca? No. No, molti vanno in panico, dicono: oddio, non mi si stacca l'impronta. No. Perché si stacca sempre l'impronta dagli impianti? Come si stacca? Perché loro riescono a rimuovere, riesci sempre a rimuovere l'impronta dagli impianti? Perché si svita con le chiavi. Sì. È veloce questa. Quindi queste hanno una vite dentro. Sì, vi faccio vedere. Ok, lasciamo questa qui. Guarda, qui. Okay. Questa e questa è vite che si... Che si svita. Si avvita prima e dopo si svita. Sì. Ok. E dopo si svita. Tutto è pronto per prendere il paziente. Lui deve fare la radiografia. Dopo lo lascio di riposare. Vedete che c'è la sala d'attesa lì? Non so se si vede. Ci sono già i pazienti. Io ora vi faccio fare un tour delle altre sale, così lascio lavorare Vasile. Allora, qui cosa abbiamo? La cosa importante, la più importante di tutte, che si sta nascondendo. Io vi accendo la luce, voglio farvi vedere chi è questa ragazza. Non c'è nessuno qui. Senti, la Virineia, che è venuta da Chisina, è venuta. Come sta andando qua a Bucarest? Molto bene. Ho visto che anche la Maria è molto brava. Parlaci un po' di Maria. Cosa fa? Di che si occupa? Beh, Maria si occupa di tutto quello che facciamo noi a Chisina, quindi fa la prima visita con voi, vi segue, vi spiega tutte le cose che ci sono nel piano di cura, vi spiega quando dovete venire, dove potete andare. Per esempio? A Bucarest. Non ho un piano di cura qui, perché sono le cartoline dai medici. Scusa. Questo è che bello. Queste sono per esempio le cartelline. La cartellina che voi completate quando arrivate qui, con tutte le vostre informazioni, il piano di cura, vi spiega assolutamente tutto, vi fa firmare tutto, vi spiega dove potete andare, cosa potete fare. E volevo consigliarvi anche una cosa, ecco, a proposito di cosa potete fare a Bucarest. Quando voi venite in aeroporto... Ma ve lo spiego dopo la pubblicità. No, scherzo. Barbara D'Urso. Dopo la pubblicità. Quando voi venite in aeroporto, cambiatevi un po' di soldini per avere qualcosa cash, perché non da tutte le parti si può pagare con la carta. E poi un consiglio molto molto importante è di prendervi una prepay, cioè una Orange, un numero di una telefono. Una carta prepagata? Che costa 5 euro, però ha internet 50 giga e loro possono scaricarsi tutte le app, l'app di Uber per il taxi. Poi io ho un'app molto interessante che si chiama MapsMe. E lì quando vai in cerca c'è alimentare, c'è negozio, farmacia e ti cerca. Ma scusa, lui dove sono le vicinanze. Se loro sono in Italia, no? E l'Italia è comunità europea, come Bucarest sta in Romania, sì, comunità europea, non possono fare il roaming gratuito? Sì. Non so se è gratuito. Sì, è gratuito in tutta Europa con la nuova legge. Non a tutti funziona, perché avevamo avuto 2-3 pazienti che si sono persi in aeroporto e non ci avevano il telefono. Il roaming non c'era. Sì, e forse perché, allora una cosa ragazzi, prima di venire in Romania mettete il roaming, di modo che quando arrivate... Quando noi ci telefoniamo nel caso vi... ci perdiamo. Sì, mali estremi, estremi rimedi, nel senso che in quel caso si prende la SIM. Una SIM che costa 5 euro, cioè non costa tantissimo. E molti pensano, ma cambio la SIM nel telefono e quindi non posso più parlare con i cari a casa. No, puoi parlare perché WhatsApp non cambia. Sì. Semplicemente hai
una... Hai una SIM con un numero rumeno, ma non cambia assolutamente niente. Cioè, il numero rimane comunque del WhatsApp, quello italiano. Ok, ho capito. Dottor Fania, che già conoscete, quanto starai ora qua in Romania? Quante settimane ancora? Un mese stai ancora qua, però fate fretta ragazzi, perché poi dopo agosto, come vi dicevo, qua in Romania i prezzi cambiano. Per quale motivo i prezzi cambiano in Romania? È più caro o è più costoso il dentista in Romania? Similare, caro, questo. No, rispetto alla Moldavia, costa di più o di meno il dentista in Romania? Di più. Il doppio, vero? Bucarest. Sì. Perché? Sono più caro. Un qui è 4.000 euro. Da noi 2.000. A noi 2.000. Perché? Un altro livello economico, un'altra società. Ok. Un paese europeo, no? E questa è una cosa molto importante che dovete capire, che per chi non ha le connessioni aeree per Chisinau e deve iniziare la chirurgia, Bucarest è la soluzione, ma entro agosto, perché poi dopo noi ci dobbiamo uniformare ai prezzi locali e lavoreremo principalmente, sì, come clinica d'appoggio questa, per le urgenze dei pazienti che non riescono a venire, però Bucarest non si possono tenere i prezzi della Moldavia, è come dire faccio i prezzi della Moldavia a Milano, non è possibile, non si può fare. Noi in via del tutto eccezionale, ora fino ad agosto terremo gli stessi listini, perché è una startup e ci sono i pazienti fortunati qua in sala d'attesa che hanno preso l'aereo, che stanno usufruendo degli stessi dottori di Dottor Palmas, Virineia, che normalmente noi lavoriamo a Chisinau con i prezzi che sono la metà rispetto a Bucarest. Quindi quello che consiglia anche Virineia è... di venire a Bucarest entro agosto. Perché poi dopo... i prezzi sono doppi. E la festa è finita. E la festa è finita. Quindi pazienti che sono del Piemonte, che non c'avevano i voli, pazienti dalla Puglia, dalla Sicilia, pazienti del Veneto che non avevano i voli per tutta la pandemia, a Bucarest c'ha i voli qua che stanno arrivando e è possibile iniziare le chirurgie. Le protesi definitive, quelle le facciamo sempre a? Chisinau, Moldavia. Ok, in Moldavia lì per le protesi definitive. E quello che vi consiglio è quindi se dovete iniziare, intanto se avete già fatto il vaccino potete entrare, se avete il tampone negativo potete entrare, tornate in Italia e praticamente siete liberi, diciamo così. Quello che si può fare ora è viaggiare con gli aerei che connettono l'Italia con Bucarest e sono tantissimi, spendendo veramente poco. Ok, c'è anche da dire questo, che i biglietti per Bucarest costano veramente poco, non è mai stato così economico viaggiare. Dove dormo quando arrivo a Bucarest? Per strada. Quei barboni. No, dove stanno? Nell'hotel Diesel, che è proprio vicino alla clinica. È un brutto posto. No, c'è un bellissimo lago, è tanto carino, ma la cosa più importante è che siete vicini alla clinica, perché comunque nel caso succede qualcosa siete vicini e potete venire a fare le prove con i provvisori, a fare le prove con i dentini e tutto quanto. Quindi venite qui in clinica, siete a 5 minuti a piedi, quindi fate anche una bella passeggiata. Adesso c'è brutto tempo, però speriamo che insomma che migliori. Questa è la sala d'attesa, questo qui è il brand con cui ci conoscono in Romania, perché vi ho detto questa è una clinica che lavorerà molto con i rumeni. E come ti senti oggi? Non ti quadro bene. Per la privacy? Appena una domanda, finito. Tu stai all'hotel Diesel, sì. Com'è quello che hotel? È ok? No, sì. Guarda, è bello, sta male. E di fronte al laghetto, quanto sì. È distante da qua? No, è qui via a piedi. A piedi, 300 metri. Due minuti a piedi sono. Quindi è importante stare vicino alla clinica, perché se di notte ti viene un'emorragia, si apre subito la clinica. A parte c'è anche il cimitero. C'è pure l'ospedale in fronte. Veramente un po' più sul cimitero. È importante poter riaprire la clinica, in emergenza si fa il controllo dell'emorragia. Infatti oggi okay, domenica noi, siamo, e voi state lavorando per noi. Noi lavoriamo sempre la domenica, Natale, Capodanno. È una vita per consumarci.
E quello che vi consiglio quindi è non andatevene nel centro di Bucarest, perché se c'è un'emergenza e c'è il traffico vi portano direttamente all'ospedale in centro. No, no, è così. E quindi dovete stare vicino alla clinica. Le emorragie possono capitare, tutti i mesi abbiamo urgenze notturne, è importante avere i medici che dormono vicino alla clinica, noi abbiamo i chirurghi proprio qua un minuto di macchina dalla clinica, e abbiamo anche la possibilità, ripeto, di avere il paziente che si trova non ospedalizzato ma in una struttura ricettiva proprio in prossimità della clinica, di modo che se c'è un problema si va in sala operatoria e si aggiunge qualche punto, si fa l'emostasi, insomma sono sempre piccole emergenze, non parliamo di emergenze di cardiochirurgia o cose complesse. Certo, anche due. Una professionalità veramente incredibile da parte. No, non sono pagato, non pagato. In bitcoin. Paghiamo per fare i complimenti. Infatti sì, cioè, i denti sono i tuoi, sì, li ho pagati. Tanto ti faranno una domanda. No, comunque veramente sono iper professionali. Sono persone, a parte il dottor Palmas, che tra l'altro non abbiamo mai ancora avuto occasione di parlare in profondità, ma... ha uno staff che è veramente all'altezza. Io sai che ho fatto questi giorni? Hai aperto sta clinica. Già non è burocrazie, comunque c'è un po' più di burocrazia in Romania, è un po' più tipo Italia qua. In Moldavia fai tutto un po' più veloce. Io sono venuto qua la prima volta, che era il 90, subito dopo la caduta di Ceausescu. L'hai vista modificarsi? Ogni 4-5 anni l'ho vista veramente trasformare una roba. Negli ultimi 30 anni c'è diventata una città europea tutto tondo. Questa come dimensioni, per darvi un'idea, rispetto a Chisinau è circa dalle 5 alle 10 volte più grande di Chisinau come popolazione, forse come popolazione sulle 5 volte, però ha veramente una densità di popolazione, potremmo dire tipo Roma, qualcosa del genere. Sì, vabbè, questa è stata tra virgolette fondata dai romani, e qui c'erano i daci, cioè era una popolazione importante per, infatti vabbè, Roma, cioè già il nome stesso, l'etimologia del nome parla. L'hai visto il Parlamento? Sai che quello sottoterra a 60 piani. Lo so, Ceausescu aveva fatto un bellissimo... Sotto c'è un super bunker. Si era fatto il bunker come Hitler, si era fatto molto radicato. Beh, comunque c'è la mano sovietica ancora in alcuni blocchi. Poi qui infatti è divisa blocchi come l'Unione Sovietica. A spicchi, è divisa a spicchi. Sì, però in realtà si chiamano blocchi come l'Unione Sovietica. Cioè hai avuto problemi col roaming? Con roaming no, assolutamente. Tra quindi tu puoi usare WhatsApp tranquillamente con la SIM italiana? Tu puoi usare tutto, basta che trasformare sui dati, mettere dati roaming, inserire la boccina se non l'avete... Esatto. Quando siete in aereo, così almeno non avete problemi. Che gli dicevo. Però fate una cosa prima, chiamate sempre la vostra compagnia per chiedere Lumi, perché è la cosa che vi conviene. Per legge comunque a livello europeo ormai il roaming è gratuito in tutta Europa. Ci sono solo alcune compagnie che ti limitano i giga, cioè senso, se tu ne hai 100, magari qui te ne danno solo 6, 8. Ma guarda, ad esempio l'hotel di Diesel è tutto free, cioè sempre attaccato, sempre libero. Cioè, io stanotte ho guardato solo film in streaming, perché vabbè, sono alcuni canali satellitari italiani, poche c'è la Rai, quindi mi sono guardato. Come ti muovi in genere a Bucarest? Se tu vuoi farti, che ne so, stasera te ne vai al parco, oppure te ne vai nella parco, zona dei locali? Il parco ce l'abbiamo, cioè io veramente la zona qui dei laghetti, e questa è stupenda, ti muovi a piedi. Se te ne vuoi andare al centro, dipende, la cosa migliore. Io chiamo un taxi e mi faccio portare col taxi. Niente. 20 euro. Sì, ma anche no. Ma no, costa niente. 2 euro sono più o meno il taxi. Sì. Circa... Chi arriva, è meglio informarli che chi arriva... che porta la carta, perché con gli euro sia in aeroporto che meglio portare che lui chiede la carta. Quello che conviene è fare il prelievo in valuta locale. Gli euro non è per... vi dico io cosa bisogna fare. Il mondo l'ho girato 12 volte. Allora, arrivate all'aeroporto, se potete scaricate quanto più potete dalla vostra carta e venite qua. E appena arrivate in aeroporto vi cambiate, fate un cambio con la valuta locale, che è la cosa migliore del mondo. Tra l'altro in aeroporto di solito ci sono i cambi migliori sulla valuta, se no fatevi la carta Revolut,
che è la migliore del, è la migliore per queste. Quella è digitale, però, per digitale, è sì, una sì. carta digitale, non è no, fisica. No, no, è fisica, anche fisica. No, no, fisica? No. Sì, sì, sì. Perché è la migliore perché comunque ti dai cambi in, in valuta locale in tutte sì, le parti no. del mondo. Cioè io tratto commodity, giro il mondo. Sì, sì, è una cambia valuta. È una cambia valuta, che è una delle migliori perché dal punto di vista della valuta vi fa perdere pochissimo, anzi quasi nulla, sul. Si chiama Revolut, ma è una carta di debito, cosiddetta carta prepagata, però in realtà... Una ricaricabile, sì, sì, una praticamente. Ricaricabile. Sì, sì. Altra cosa, il centro storico lo conosci di Bucarest? Sì, abbastanza. Com'è? Sì. No, molto bello, è bello, è bello, è una, ma sai, è una città comunque che ha... Ha quasi 2000 anni di storia, cioè non è che è una città nata ieri, quindi... Chisinau non sei mai stato te, vero? Chisinau ci sono stato sì, 15 fa. O 16 anni fa. Sì. È molto cambiata. Sì, è hanno aggiustato è piccola, le strade, sì, è una piccola. Cittadina piccolina in confronto. No, io guarda, ho giocato a Bielorussia, Kazakistan, Tagikistan... Oh, tutti questi paesi qui li ho girati tutti. Posso chiederti che lavoro fai? Per piacere oppure per lavoro? No, io tratto commodity e materie prime a livello mm-hmm. internazionale, poi vabbè, ho fatto anche altro, sono stato un militare per 3 anni e ero nei corpi speciali. Vabbè, ho fatto cose, ho lavorato che per 3 ONG. Che ti hanno portato in giro per il mondo. Sì, sì, ho lavorato per 3 ONG, ho lavorato nel settore minerario per delle mm-hmm. quindi ho girato un po' il mondo e poi sono arrivato qua da dottor Palma che adesso poi mi pagherà almeno... Sicuro? Mi dà 100 euro solo per la pubblicità, no, no, tutto a gratis. No, comunque, una persona squisita e stupenda. Ti ringrazio per il film, mi alzo perché mi stanno bloccando le ginocchia, solo per quello. Quello che vi volevo dire è questo, quindi, quando arrivate a Bucarest, le cose principali a cui dovete pensare, sicuramente non è il trasporto perché a quello ci pensiamo noi. Pensate al cambio dei soldi per poter acquistare qualcosa, perché qua non c'è l'euro ma c'è il RON, la valuta, l'euro rumeno si chiama, e questo conviene farlo appena si arriva all'aeroporto. Ok, prima di uscire dall'aeroporto ci saranno lì le ragazze che si occupano dell'accoglienza, che vi possono assistere anche nel cambio dei soldi se avete già dei contanti, oppure nel prelievo in valuta locale. Una cosa importante, se no non vi trovate con i nostri ragazzi, è quella di attivare il roaming sul telefono prima di arrivare, così se c'è qualsiasi problema potete essere raggiunti quando noi vi chiamiamo, o potete chiamare voi noi, a parte che le troverete poi le ragazze fuori con, stanno sì, facendo sì. il cartellino che, con la mia faccia, no, e io, quindi la riconoscerete. Questa qua non l'ho fatta, adesso me la devi fare personale. Questa? No, io questa cosa qua non l'ho mai fatta. Cioè, non ti ho mai visto in video, okay. Cioè, adesso me la devi fare personale. No, io l'ho quindi, questa è la cosa più importante. Quando siete poi, ricordatevi, qua al Policlinico, sarete agendati in tutti gli appuntamenti dalle ragazze, che quindi vi daranno loro il ritmo. Quindi una cosa che uno ci chiede sempre quando comincio il percorso è questo: si fa prima la visita, si fanno gli esami, facciamo una discussione col chirurgo e protesista, dopodiché si inizia con la chirurgia. Un giorno si fa un'arcata, come facciamo anche a Chisinau, uguale, il giorno dopo si fa l'altra arcata, perché sennò è troppo pesante stare 4-5 ore con la bocca aperta per fare entrambe le arcate, è anche stancante per il dottore, per il chirurgo. Allora preferiamo suddividere in due tempi la chirurgia di tutta la bocca. Dopodiché si prendono le impronte, come vi abbiamo iniziato il video, queste impronte si mandano al laboratorio che ci manda quello che è il design. Il design, la prova dei denti e i denti poi provvisori da montare sugli impianti. Va bene, questo era il percorso. Io vi faccio vedere una piccola panoramica della clinica. Questa è la reception, qua abbiamo la sala d'attesa, qui abbiamo, vedete che sta la Natalie preparando per l'altra chirurgia, vediamo se si vede. Ok, qua sta preparando i campi sterili, abbiamo il campo sterile 1, campo sterile 2, campo sterile 3. Abbiamo qua il corridoio che ci porta poi a tutte le altre sale, sempre sale in questo caso protesiche. Qua ci abbiamo, come tutte le cliniche che si rispettano, l'area sterilizzazione.
dove vengono detersi gli strumenti. Vedete esattamente come a Chisinau, qua ci abbiamo poi tutti gli strumenti imbustati, sterili. Questa serve a tagliare poi gli strumenti che vengono imbustati. Questo nello specifico è il kit da osseodensificazione, quello che viene utilizzato per modificare la densità dell'osso. Poi abbiamo le sterilizzatrici, abbiamo qua tutto lo stoccaggio dei materiali che vengono utilizzati. Qua abbiamo per esempio le anestesie, qua abbiamo le suture, gli aghi, qua abbiamo i rulli di cotone, qua abbiamo tutti i pack chirurgici sterili, abbiamo tutte le diciamo i sopravvestiti che vengono utilizzati durante la chirurgia. Abbiamo poi su questo lato un'altra sala protesica, ve la faccio vedere. Qua abbiamo un'altra sala protesica, abbiamo qua tutti per esempio gli apribocca, quelli che vengono utilizzati per mantenere durante le fasi protesiche la bocca aperta, tutti i vari kit, siamo attrezzatissimi. Qua abbiamo tutti gli strumenti nuovi, guardate. La poltrona ancora qua, devo togliere il cellophane. Da questo lato abbiamo invece lo spogliatoio, ok, c'è lo spogliatoio dove le ragazze depositano i ragazzi le loro cose. Questa è invece la sala raggi X, qua viene con l'attack tridimensionale, la stessa identica che abbiamo a Chisinau, eseguita l'attack tridimensionale. Questa per esempio è la chirurgia che è stata fatta stamattina, 6 impianti dentali sopra, 6 impianti dentali sotto. Questi sono pazienti che hanno perduto completamente la dentatura e che devono ristabilirla con impianti dentali. A Bucarest facciamo questo, praticamente quello che puoi fare a Chisinau lo facciamo a Bucarest con le stesse mani, gli stessi impianti dentali, gli stessi software, gli stessi protocolli. Ma Bucarest, ricordati, dopo agosto i prezzi aumenteranno, perché Bucarest è come vivere, non dico Milano, ma quasi. Non possono essere gli stessi prezzi in Romania della Moldavia, anche ragion per cui anni fa non avrei aperto in Moldavia se fossero stati gli stessi prezzi. Ma nei piani di espansione dell'azienda c'è Bucarest, perché ci stiamo espandendo molto in Romania con i pazienti locali. È una grande nazione, 3 volte le dimensioni dell'Italia, la Romania, e i prezzi super giù stanno arrivando come in Italia. È una nazione questa dove dobbiamo costruire diverse cliniche, saranno in tutto 5-6 cliniche per tutta la Romania, che eseguono quindi solo chirurgia ricostruttiva completa della bocca, ma per i pazienti loco-regionali, più o meno, se dire, un raggio da 100-150 km da ogni clinica. Quelle cliniche hanno tutti i pazienti che arrivano da quelle distanze, da quei giudicati vicini, solo per fare questi tipi di chirurgia. L'equipe è quella che vi ho detto prima, Smile Dent Team, quella per cui siamo conosciuti qua in Romania, ma allo stesso tempo queste cliniche poi saranno utilissime con l'aeroporto per esempio di Bucarest per tutti quei pazienti che vengono anche curati a Chisinau, per poter fare cose di emergenza, completamenti, inizi, piani cura. Ora stiamo iniziando solo con i pazienti italiani, ma stiamo preparando qua l'equipe locale per quelli che sono i pazienti locali. Quindi ripeto, fino ad agosto per le zone d'Italia, i pazienti che vivono in zone che non sono connesse con l'aereo, Bucarest è la soluzione. Io poi personalmente mi trasferisco con la famiglia a vivere qua a Bucarest a maggio, i primi di maggio devo fare il trasloco, il trasferimento, perché principalmente sarò basato per questa startup, questo grosso sforzo che devo fare questi 2 anni qua a Bucarest, però una volta al mese, una settimana, 10 giorni anche li passerò a Chisinau, che sono 35 minuti d'aereo per me arrivare da Bucarest a Chisinau. Oltre che speriamo da giugno in poi ci sarà forse anche la connessione del volo diretto Bucarest con la Sardegna, e magari il venerdì al mare in Sardegna e lunedì si ritorna qua.
Io vi faccio un saluto e se avete domande scrivete, così nei prossimi video vi faccio vedere le cose che mi chiedete. Un abbraccio da Bucarest.